Come vi ho appena mostrato, è un allungamento per i glutei. Come fare per eseguire questo esercizio? Allora, andiamo a metterci con la schiena sul nostro tappetino, cercando di rimanere rilassate con la testa e le spalle. Accavalliamo la nostra gamba, io ve lo faccio vedere, ve lo spiego con la destra e poi ve lo farò vedere velocemente anche a sinistra. Quindi io prendo la mia gamba destra e la vado ad accavallare sulla gamba sinistra in questo modo, poggiando la caviglia sulla coscia sinistra. Cerco di tenere il ginocchio destro bello aperto verso l'esterno. Porto quindi le mie gambe verso il petto, vado ad incrociare per comunque avere più leva e andare ad allungare di più il mio gluteo, vado ad agganciare tutte e due le mani sopra il mio ginocchio sinistro e spingo in questo modo. La punta del piede della gamba sotto, in questo caso la sinistra, rimane a martello, quindi deve rimanere bella dritta in questo modo. E provo a spingere sempre con la punta del piede sinistro verso di me, in modo da comunque sentire più allungamento. Rimaniamo in questa posizione, sempre per 20-30 secondi. Schiaccio, schiaccio, schiaccio e inverto il movimento, quindi faccio la stessa cosa. Vado ad accavallare la mia caviglia sinistra sulla coscia destra e aggancio in questo modo, incrocio le mie mani sul ginocchio destro e spingo. Se per caso non riesco ad arrivare al ginocchio, io posso agganciare le mani sotto la coscia, quindi magari in base comunque alla nostra mobilità articolare, io posso comunque fare fatica ad arrivare qui al ginocchio della mia gamba sotto, quindi io posso fare leva agganciando la coscia nella parte posteriore e vado a spingere. Ciao e buon allenamento!